Io non sono una persona particolarmente precisa. Preferisco vedere le cose da lontano e non soffermarmi sui particolari. Un problema che avevo a scuola, specialmente all'inizio, era il fatto di non riuscire a curare la forma. Diciamo che ero tutto contenuto e niente apparenza, tutto arrosto e niente fumo. Per esempio, a disegno tecnico capivo gli argomenti al volo, proiezioni ortogonali, assonometrie, prospettive, sapevo esattamente cosa volessero dire e sapevo concettualmente cosa avrei dovuto disegnare. Ora, non è che non riuscissi a disegnarle, ci riuscivo perché sapevo cosa dovevo fare, ma il risultato veniva sempre fuori poco elegante. Calcavo troppo con la matita e strusciavo la mano sul foglio ed ero tremendamente impreciso. Inoltre, nel disegno tecnico non puoi essere approssimativo, 5 cm non sono 5 cm o un millimetro. Anche nei temi avevo un problema simile. Sebbene avessi spesso non sempre idee ottime, ho continuato a fare errori d'ortografia fino al quinto liceo. Oppure quando cucino, sebbene riesca a farmi cose immensamente buone, mi riesce difficile seguire un metodo e spesso crea un sacco di disordine. In generale, i lavoretti di precisione con forbicine e colla non sono il mio forte. Da un punto di vista meno pratico, invece, tendo ad essere esattamente l'opposto. Sono un maniaco della perfezione. Mi dà fastidio dover esprimere un concetto con più parole del necessario. Non mi piacciono le cose inutili né quelle illogiche. E sono anche un sostenitore del motto: le cose o si fanno bene o non si fanno. Diciamo che sono un perfezionista che non si applica. È difficile applicare le mie manie di perfezione nella vita reale, perché spesso per questione di tempo, di energie, la mia priorità passa dal cercare di fare le cose perfette al cercare di fare le cose decentemente il prima possibile. L'andamento di questa lotta interna si poteva riscontrare sul mio materiale scolastico. Ricordo i primi giorni di prima elementare sono stati gli unici in cui sono stato ordinato, poi in breve tempo il caos. Come aprivo l'astuccio tutto si riversava sul tavolo e quando mi serviva qualcosa la cercavo nel miscuglio. La situazione migliorò alle medie solo perché il materiale si limitava ad una penna ed un quaderno, però da un lato cercavo in tutti i modi di scrivere ordinato e con una bella calligrafia, poi mi rendevo conto che non ne valeva la pena perché il mio obiettivo a scuola era semplicemente di faticare il meno possibile. Anche se ogni tanto mi mettevo alla prova con qualche virtuosismo e sfornavo delle pagine di quaderno. Dall'altro lato scrivevo e scarabocchiavo su ogni libro, cosa che non crea vero disordine. Non mi pento di tutti gli scarabocchi e bellissime opere d'arte che ho realizzato su tutti i miei libri. E penso che il quinto liceo sia stato l'unico anno in cui si è riuscito a tenere un diario senza romperlo per tutto l'anno. Comunque nell'ultimo periodo, dal quinto liceo in poi, ho imparato ad essere molto più controllato e il mio aspetto perfezionista ha avuto molte soddisfazioni. Per esempio, sono riuscito a finire una penna svariate volte e ho una cassettiera con delle etichette dove tengo la mia attrezzatura tutta bella ordinata. E devo dire che la gratificazione derivata dal vedere queste cose in ordine è sensibilmente aumentata. Ed è aumentato anche il mio disturbo ossessivo compulsivo che mi costringe a rendere tutte le cose simmetriche. E sto iniziando a fare fantasie sulle case di Pinterest. Basta che andate su Pinterest, cercate case o cercate houses. Io cerco tipo white e le cose bianche mi piacciono un sacco. Spero che abbiate capito i miei pensieri contorti e di essermi spiegato bene. Nel caso mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ci vediamo con il prossimo Malefisa Cartoon. Ciao!